Buona giornata, bentrovati, buon venerdì, ultimo giorno della settimana per quanto riguarda la nostra programmazione sportiva, il nostro spazio dalla web tv www.venetoglobe.com, il nostro spazio sportivo per raccontarvi quelle che sono state, quelle che saranno le notizie e gli avvenimenti anche e soprattutto per il prossimo weekend che trascorreremo insieme con le nostre squadre, con le nostre discipline. Andiamo subito a vedere quindi con cosa possiamo iniziare? Beh, senza dubbio, come ieri, la notizia d'apertura è dedicata alla nazionale femminile di volley, quella di Mazzanti, ex allenatore dell'Imoco Volley Conegliano, che continua il suo mondiale e ha vinto anche con gli Stati Uniti 3-1. Ha fatto 9 su 9 per quanto riguarda le vittorie e le partite appunto della compagine italiana. Ora ci spetta un girone con Giappone e Serbia. Si andrà in campo già lunedì e poi martedì. Da una nazionale all'altra, quella del calcio, la nazionale di Mancini dopo il pareggio di Genova, partita giocata ed è stata veramente cosa utile e buona, giocata per le vittime del Ponte Morandi di Genova appunto, si è giocato contro l'Ucraina, pareggio 1-1, adesso la nazionale è a Katowice domenica per affrontare la Polonia in un match valevole proprio per la Nations League. Intanto la Polonia ha giocato ieri sera contro il Portogallo e ha perso per 3-2. Anche l'Under 21 di Biagio, sempre nell'ambito delle nazionali italiane per quanto riguarda il calcio, si sta preparando e allenando per giocare alcune gare proprio in queste giornate. Ieri era a Udine, alla Dacia Arena, contro il Belgio, ha perso per 1-0 e il 15 ottobre prossimo giocherà contro la Tunisia a Vicenza. La Serie A ritornerà in campo il prossimo 20 ottobre con Roma-Spal, Juventus-Genoa e Udinese-Napoli. Naturalmente c'è la pausa dedicata alla nazionale, pausa anche per la Serie B che ritorna in campo il 19, ma il derby veneto tra Venezia e Verona si giocherà il 21. Il sabato poi vedrà Cittadella-Brescia e Crotone-Padova, sempre per quanto riguarda le venete. In Serie C il girone B vede in testa il Pordenone, Pordenone a 11 punti, seguito dal Triestina, Monza e Fermana che di punti ne hanno 10. Il prossimo turno, che si gioca regolarmente domenica, vedrà Virtus Verona Ternana, Pordenone Vicenza e Monza Triestina, le squadre che più da vicino ci interessano. Diamo un'occhiata anche alla Serie D, girone C, siamo alla quinta giornata, questo è il tabellino per il weekend: Adriese Tamai, Arzichiampo San Donà, Chions Belluno, Clodiense San Giorgen, Delta Tolle Trento, Este Cartigliano, Levico Terme Montebelluna, con il Montebelluna di Checo Feltrin che deve ritornare prepotentemente a fare punti e a muovere la sua classifica, Union Feltre Campo d'Arsego e Bolzano Charlins Muzane. Andiamo in Eccellenza, è il campionato che da vicino seguiamo attentamente con le nostre dirette, con le nostre telecronache e naturalmente con i nostri servizi. Il girone B vede alla sesta giornata Istrana Liventina, Lia Piave Tombolo, Luparense Union QDP, Nervesa Calvino Ale, Porto Mansue Eclisse, Treviso Giorgione, Union Pro Vittorio Veneto, San Giorgio Sedico Mestre, mentre riposerà il Real Martellago. Andiamo a Pieve di Soligo per sentire il tecnico della Bella subito dopo la vittoria contro il Treviso. Sentiamolo. È importante, sì, perché abbiamo bisogno, sofferti, è giusto che sia così. Lo sappiamo che è una guerra in domenica, quindi sì, oggi rispecchia quello che sarà tutto il campionato. Forse mettevamo qualcosa in più in altre partite e li abbiamo lasciati agli avversari, oggi invece ha fatto secondo me anche una prestazione anche sotto il profilo del gioco, ha fatto anche girare la palla dopo gli episodi che sono andati a favore, ma forse lo volevamo anche più. Abbiamo bisogno di tutti, siamo tanti, è logico che quando in campo ha più esperienza certi errori magari vengono rimati e allora magari è più facile, però
credo che i ragazzi dal primo all'ultimo abbiano dato tutto, lasciato tutto in campo, quello che avevo chiesto. Siamo riusciti a farlo questa cosa. Sì, avevamo creato anche qualcosa per far sì di andare in vantaggio, magari non tanto, nel secondo tempo magari le squadre sono un po' più allungate e abbiamo avuto anche dopo il gol che dovevamo farlo male. Come dicevi te, ci sono partite difficili perché è domenica, non sarà scherzo. Noi sapevamo che avevamo un inizio un po' particolare, con più squadre apprezzate, così, dunque si parte da San Giorgio, si va a San Martino, a Treviso, adesso si va contro un'altra corazzata, dunque ripeto, se la base è quella che abbiamo visto oggi, ce la possiamo giocare con tutti, ma credo che dopo certi particolari, certe cose fanno la differenza, o nella vittoria o nella vittoria. Ci scusiamo per l'audio e per l'audio non propriamente tra i migliori, quindi scusateci e mi scuso anche con Della Bella, si sono sentite poco le sue dichiarazioni. Comunque è un Della Bella che guardava con fiducia questa vittoria con il Treviso e adesso bisogna andare a giocarsi un'altra grande partita in quel di Mansue contro il Porto Mansue. Promozione, girone di sesta giornata, questo è il tabellino per il weekend: Caorle, Cornuda, Crocetta, Conegliano o Pitergina, Fontanelle Favaro, Fossalta Piave, Porto Gruaro, Iulia Sagittaria, Lovis Spresiano, Noventa Villorba, Vazzola, ZTLL Sinistra Piave e Vedelago Prodeco Montello. Dopo le gare di Coppa inizia il campionato anche per il settore femminile del calcio. In eccellenza l'Union Villanova ha sconfitto 8-1 il Montecchia, e mentre domenica prossima sarà in trasferta a Padova con la Virtus. Domenica scatta anche il campionato di Serie C nazionale con la Permac Vittorio Veneto, vedete il simbolo, il marchio, le tose come le chiamano. La Permac è l'unica trevigiana, giocherà a Cordignano e non al Barison di Vittorio Veneto che è indisponibile per lavori, quindi si giocherà a Cordignano contro il Venezia. In bocca al lupo. Campionato adesso di serie A1 di basket maschile, no, queste sono le donne, le vediamo subito adesso, perché per quanto riguarda il maschile tocca a Milano questa sera in trasferta a Podgorica, mentre nell'Eurolega donne, e adesso possiamo vedere la foto di prima, eccola qui, nell'Eurolega donne Venezia cerca al Tagliercio il pass per la regular season, dovrà rimontare comunque ben 11 punti alle Lettoni del Riga. La TVB Treviso Basket, dopo la Supercoppa, ha iniziato il suo campionato in Serie A2, prima gara in casa con Ferrara e prima vittoria. E allora andiamo in sala stampa per sentire anche Amedeo Tessitori, che era già stato ospite della nostra Valentina Dal Mas, ma qui è davanti ai microfoni dei colleghi in sala stampa. Sentiamo. Beh, di sicuro l'importante era vincere, poi quello che ci ha mostrato la partita è un'altra cosa. E ci ha mostrato alcuni punti dove possiamo migliorare di più, i nostri punti deboli, alcune cose dove possiamo mettere un punto fermo, e quindi è un gran punto di riferimento e basta, siamo contenti. Ora c'è un'altra settimana prima della prossima partita dove dobbiamo lavorare sulle cose che abbiamo sbagliato oggi e piano piano mettere sempre un mattoncino in più alla nostra esperienza. Beh, di sicuro ogni partita è una storia a sé, di sicuro ci sono momenti un pochino più difficili dove loro provano a rientrare in partita, dove mettono un pochino più la palla addosso e il fisico addosso e viene difficile giocare più quella palla a canestro che ci piace giocare a noi. Appunto per questo dobbiamo imparare a giocare con dei fisici più addosso e fare il nostro gioco anche con fisici più importanti, perché di sicuro troveremo squadre molto più pesanti e molto più fisiche da qui fino alla fine del campionato, quindi dobbiamo imparare. Sì, diciamo che come esordio per me avevo detto tanto, però ho fatto 4 falli alla fine, quindi diciamo che non sono stato di parola. Le partite precedenti ero riuscito a gestirlo un pochino meglio, oggi non sono riuscito a capire tanto bene la terna arbitrale, quindi ho avuto un pochino di difficoltà. Diciamo che anche loro secondo me hanno sbagliato
un falletto, però ci sta, ognuno, tutti sbagliamo, però insomma io posso migliorare su tanti punti di vista, oggi ne ho visti tanti, i miei difetti, e se voglio aiutare questa squadra devo cercare di migliorarli il prima possibile. Comunque c'è, anche se ora è da qualche campionato che gioco, c'ho sempre un pochino di emozione, giocare davanti a 5.000 persone in un palazzetto nuovo, posso dirlo, non è facilissimo, non voglio usarla come scusa, però devo migliorare, di sicuro. Questo era Amedeo Tessitori per quanto riguarda la TVB, e allora in bocca al lupo per la prossima gara che sarà in trasferta. Andiamo sul Ponzano Basket Serie A2 femminile, anche le ragazze di Sottana saranno nuovamente in trasferta, andranno a Bolzano e cercheranno di rimediare alla sconfitta subita in casa da Crema. La Rucker Sande invece in Serie B inizia il proprio campionato, lo ha iniziato veramente a Lecco vincendo 65-60, ed inizia il proprio campionato in casa, in questo caso sabato contro l'Urania Fiat Milano al Palasaccon di San Vendemiano. In Serie B femminile la NPT Treviso, aspettiamo naturalmente di sapere quale sarà il risultato che conseguiranno le ragazze trevigiane, uniche in questo girone, in questa serie. Nella Serie C Gold invece ritorniamo al maschile, questo è il tabellino del weekend: Padova Murano, Caorle Mestre, Trieste Udine, Corno di Rosazzo Garcia Moreno, Montebelluna Timma Riese, Oderzo Jesolo, Bassano Vigor Conegliano, Verona Monfalcone. Nella Serie C Silver le trevigiane così in campo: Dueville Limena, Istrana Altavilla, Peschiera Ormelle, Spresiano Roncade, Cittadella Mirano, Venezia Lido Abano, riposerà il Resana. In Serie D anche in questo caso le trevigiane, oltre che alle venete: Revolution Valbelluna, Pieve di Soligo Cavallino, Nervesa Riviera, Mansue Tre Ponti Silea, Valdobbiadene Alvisiana, Spinea Fiamme Venezia ed infine Feltre Paese. Passiamo a Imoco, rimaniamo su questa inquadratura, scusate, Imoco Volley Conegliano, vedete, in trasferta e a Cuneo da oggi per l'ultimo torneo precampionato. Prima gara contro Cuneo stessa domani e poi finale eventualmente domenica con Chieri o Scandicci per il primo o secondo posto oppure terzo o quarto posto. Poi il 27 testa il campionato, perché si comincerà il campionato contro Casalmaggiore al Palaverde. Faranno ritorno anche le nazionali. E adesso il Benetton Rugby, che ha visto una bella vittoria sabato sotto la pioggia battente a Monigo contro i Southern Kings, si ritorna in campo, però si ferma la Pro 14, arriva la Challenge, cioè la Coppa per quanto riguarda la formazione trevigiana, sarà sottoposta al tiro infuocato e all'incrocio infuocato con le francesi. Si inizia domani pomeriggio alle 15 in casa a Monigo contro Grenoble. Andiamo a sentire Alessandro Zanni, uno dei migliori sabato scorso contro Southern Kings al termine della gara. Eccolo. Volevate la vittoria e vittoria è arrivata. Sì, sicuramente è stata una partita un po' condizionata dalla pioggia, ci sono stati tanti errori, però siamo stati bravi a vincere il nostro touch, a mettere pressione in mischia, nei breakdown siamo stati abbastanza efficaci, quindi li abbiamo messi sotto pressione e siamo riusciti a ottenere questa vittoria col bonus, che era quello che volevamo, ecco. Sì, anche perché venivamo da 3 sconfitte, che comunque alcune anche un po' cocenti, che ci avevano un po' segnato, quindi l'obiettivo era la vittoria e siamo felici di averla ottenuta. Personalmente mi pare una buona partita. Sì, è stata dura perché il tempo effettivo, secondo me, non lo so, ma sarà molto basso, perché ci sono state tante mischie, tante touche, ovviamente il campo era pesante, c'era la pioggia, quindi non è che si poteva fare un gioco spumeggiante, però ci siamo adattati bene a queste condizioni e penso che la squadra ha reagito bene. E adesso continuiamo così, abbiamo 2 partite impegnative in Coppa e vediamo di essere performanti tutte e 2 e di riuscire a vincerle. Immagino che vi siate accorti della differenza, immagino, no? tra questo gioco loro e quello che avete affrontato in trasferta. Ma sì, avevamo impostato la partita in una maniera differente, però chiaramente non sapevamo che le condizioni, il campo era così pesante.
Dovevamo oggi mettere, ci eravamo posti di essere fisici, perché loro sono una squadra comunque veloce, fisica, e lo siamo stati, magari in alcuni frangenti un po' meno, dobbiamo ancora migliorare, però penso che il grosso lavoro è stato fatto. Adesso ci riposiamo e da lunedì iniziamo a pensare alla prossima partita, che sarà molto importante, perché affrontiamo una squadra come Grenoble che sì, e quindi sappiamo quanto dura sarà. Alessandro Zanni, tra l'altro, uno dei convocati per la nazionale italiana, che ha convocato circa 17-18 giocatori del Benetton, quindi quasi una squadra intera, anzi senza il quasi, insomma, complimenti. Si ferma anche il top 12 per quanto riguarda il campionato del Mogliano, si ferma per far spazio alla Coppa anche in questo caso, domani trasferta con la neopromossa Verona. Al via invece i campionati maggiori femminili, domenica scorsa è iniziato il campionato delle iniziative Villorba Rugby per quanto riguarda la Serie A, il Red Panthers Benetton, insomma tutte e due con due nette vittorie, si ritorna in campo in questo weekend e da domenica via i campionati anche dalla Serie A alla Serie C2. Con questa notizia dedicata al rugby e al movimento abbiamo concluso il nostro spazio informativo della settimana. Ci risentiamo dopo il weekend. A tutti voi buon fine settimana.